Ciao bambini, eccoci di nuovo con un altro nuovo esperimento e chiamo l'ospite d'eccezione, padre Gino! Vi ricordate del precedente esperimento? Secondo voi è stato bravo o medio? Provate a dare un voto a padre Gino, diciamo così, da 6 a 10, non sotto 6, ok? Buono, io direi che è stato bravo. Vediamo oggi con questo nuovo esperimento. E dov'è il tuo amico padre Gino? Chiamiamo questo amico di eccezione, anche di padre Gino, che vi farà il saluto. Eccolo qua. Ciao bambini! Oggi abbiamo un altro esperimento. Come vedete qui, sempre ingredienti che potete trovare facilmente a casa. Avete bisogno di aceto di vino bianco e di bicarbonato di sodio con 3 bicchieri, 3 o 2, vedete voi. Comunque, che si chiamano Becker. In questo caso noi quelli che usiamo in laboratorio si chiamano Becker. Voi a casa, se non avete i Becker, potete usare i bicchieri normali. Adesso padre Gino, dovresti con il cucchiaio, che questo è un cucchiaio un po' particolare, che da una parte è un cucchiaio, dall'altra parte una spatola, con il cucchiaio, un bel cucchiaio di bicarbonato, e lo inserisci in un becher. Bravo padre Gino. Ok, ora prendiamo l'aceto di vino bianco, apriamo la bottiglia e versiamo un po' di aceto in questo becher, che ci servirà poi per il nostro esperimento. Ora padre Gino, con questo becher lo prendi per favore e pian pianino inserisci nel becher che contiene bicarbonato di sodio. Sì, pian piano, pian piano vai. E proviamo a notare che cosa noti. Va bene ancora, padre Gino, ancora. Sto bollendo. E allora, grazie padre Gino. Ovviamente non sta bollendo, padre Gino ha usato una parola sbagliata. Non si dice bollendo perché l'ebollizione è un altro fenomeno che riguarda, ad esempio, quando scaldiamo l'acqua e comincia a bollire, no? Si dice qui si come forma... quando si versano le bollicine per fare il brindisi. Bravissimo. Qui si formano le bolle, ma questo fenomeno si chiama effervescenza. Si chiama effervescenza. Che cosa è successo? Ora non è finito, perché adesso noi vogliamo accendere la candela. Andiamo ad accendere bene la candela e lasciarla nella vaschettina di là. Ora, padre Gino, questo è il becher vuoto, vieni vicino a me, senza, provate a usare la vostra immaginazione. Io adesso verso nel becher un ingrediente segreto che voi non vedete, che non è l'acqua. Tienilo dritto così, padre Gino. Proviamo ora a versare il nostro ingrediente segreto che voi non vedete e vediamo cosa succederà. Cosa è successo, padre Gino? Si è spenta come se ci fosse stato un soffio. Esatto, invece non abbiamo soffiato e non abbiamo usato niente. Proviamo a vedere se il nostro ingrediente c'è ancora o è quasi esaurito. Infatti, come vedete, ora non si spegne perché adesso la candela si è spenta quando noi abbiamo aggiunto l'aceto al bicarbonato di sodio.
vuol dire che si è sviluppato questo ingrediente segreto che non abbiamo visto. Una reazione. È accaduta una reazione chimica tra il bicarbonato e l'aceto. Si sviluppa un gas che si chiama anidride carbonica CO2. L'anidride carbonica CO2, che noi non vediamo, quando avviciniamo il becher alla candela e faccio come per versare questa anidride carbonica, questo gas che non si vede, ovviamente l'anidride carbonica spegne la candela, perché noi sappiamo che per accendere una candela ci vuole ossigeno, ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che dalla reazione chimica tra il bicarbonato di sodio e l'aceto di vino bianco si sviluppa anidride carbonica 1. L'anidride carbonica che noi versiamo senza vedere toglie vita alla fiamma. Ok, 1. Ma 2. Io ho fatto questo movimento, però, padre Gino, ho fatto come per versare. Vuol dire che l'anidride carbonica scende. Quindi, rispetto all'esperimento precedente che abbiamo fatto, è più densa? Bravo padre Gino! L'anidride carbonica è più densa dell'aria. Ecco perché quando ho fatto così, e voi non avete visto niente, io non ho versato nulla di liquido, ma è un gas che non si vede e va giù perché l'anidride carbonica è più densa dell'aria e spegne la candela. Bene, potete fare questo esperimento a casa e ci rivediamo per un altro esperimento. Ciao a tutti! Ciao a tutti!